Siamo dati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, oggi abbiamo una bellissima celebrazione, siamo la decima domenica del tempo ordinario, con un tema abbastanza importante, che tra l'altro ci ha riguardato la scorsa settimana in maniera un pochino straordinaria. Oggi si parla del diavolo e della guerra vittoriosa che Gesù combatte contro il diavolo, come si evince dal Vangelo. Ora, prima di addentrarci nel commento di queste letture, vi rileggo la preghiera che io ho fatto all'inizio della Santa Messa. Poi ve l'ho detto altre volte, no? La preghiera della Messa della Domenica è stupenda perché in quattro righe sintetizza tutto il messaggio della liturgia della parola. Adesso io la rileggo piano piano perché molte volte noi, è normale, umano, ascoltiamo in maniera un pochino superficiale, no? Sentite che bella. Io ho detto, rivolgendomi al nome di tutti, perché in quel momento l'orazione si chiama colletta, perché io prendo i cuori di tutti voi, le vostre preghiere, le presento in quest'unica preghiera a Dio Padre come sacerdote di questa comunità. Ho detto: o Padre, che hai mandato il tuo figlio a liberarci dalla schiavitù di Satana, sostienici con le armi della fede, perché nel combattimento quotidiano contro il maligno partecipiamo alla vittoria pasquale del Cristo. Se si volesse fare l'omelia solo su queste parole, si potrebbe fare un'omelia che va oltre il tempo massimo, va oltre i 15 minuti dell'omelia domenicale, solo su queste parole. Però cosa ho detto? Cioè, già questa parola, già questa preghiera ci comunica delle verità di fede, no? Hai mandato il tuo figlio a liberarci dalla schiavitù di Satana. Voi lo sapete che siamo schiavi di Satana, o no? Purtroppo. La prima lettura che abbiamo ascoltato oggi ci ricorda il peccato originale e poi la promessa della vittoria, no? Porrò l'amicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu la sensibilità il calcagno. Poi chiuderemo con riferimento alla Madonna. Lo sapevate questo qui? Perché vengono battezzati i bambini? L'ho raccontato tante volte che Padre Pio fu battezzato 24 ore dopo la nascita e non entro le 24 ore, cioè non subito, no, 12 ore dopo la nascita, perché era nato alle 6 di sera e fu battezzato alle 6 della mattina, piangendo raccontava l'episodio, perché a quei tempi il bambino nasceva, gli facevano il bagnetto, chiamavano il padrino e lo portavano in parrocchia, a differenza di oggi, perdonatemi, che differenza che c'è, pissate. E quando Padre Pio raccontava, cioè 12 ore dopo, secondo voi è un battesimo fatto troppo tardi? Padre Pio scoppiava in lacrime e diceva: vi hanno fatto rimanere per 12 ore schiavo di Satana. Guardate che Padre Pio a Satana lo conosceva bene, ha cominciato quando era un ragazzino, gli correva dietro il cane ringhioso nero e si è preso tante di quelle botte per tutta la vita, sono documentate queste cose, quindi lui sapeva di cosa stava parlando. Capite? Siamo noi che abbiamo completamente perso la cognizione. Quindi noi, e anche dopo il battesimo, se il battesimo ci toglie la macchia della colpa d'origine, ma il veleno che noi siamo stati morsicati, continua a circolare dentro di noi tutta la vita, il veleno, per tutta la vita, perché noi sentiamo dentro di noi muoversi tante cose, cioè abbiamo dentro di noi il principio di tante tendenze negative, l'ira, e la gelosia, tutte quante le male passioni dell'uomo, queste vengono tutte da lì. E ci mettono in croce per tutta la vita, e per vincere e dominarci dobbiamo combattere. Quindi abbiamo i nostri nemici dentro di noi, morsicati dal demonio. Questa è la schiavitù di Satana. Allora la preghiera continua dicendo: dunque, questa è la situazione, è mandato il tuo figlio a liberarci, quindi sostienici con le armi della fede. Quali sono le armi della fede? Cioè, abbiamo fatto la donazione, se vi ricordate che c'era venerdì scorso, le armi della fede, la preghiera, i sacramenti, l'osservanza dei comandamenti, la fedeltà alla Chiesa, l'approfondimento della nostra fede, la conoscenza della dottrina della Chiesa, tutte quante le cose che la Chiesa ci insegna. Perché? Perché nel combattimento quotidiano contro il maligno. Sapete che ieri avete affrontato un combattimento contro il maligno? Sta scritto qui, Combattimento quotidiano contro il maligno. Perché tutti i giorni dobbiamo recitare il Padre Nostro? Cosa dice il Padre Nostro? Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti i nostri debiti e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Queste ultime due richieste sono richieste fatte al Signore che tenga lontano il diavolo, che ci aiuti a non cadere nelle sue trappole e ci liberi
dal fetore, dall'ossessione della presenza di questi angeli ribelli che stanno girandoci intorno, come diciamo nella preghiera a San Michele, per perdere le anime. Cioè, questo è un dato della nostra fede che dobbiamo tenere presente. Ho detto altre volte, quando a San Giovanni Paolo II andarono a dire che i teologi, i dottoroni di oggi, dicono che i diavoli non esistono, ma sono una rappresentazione arcaica del male, il male è un concetto, San Giovanni Paolo II si arrabbiò e disse: chi non crede nel diavolo non crede in Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è venuto sulla terra per liberarci dalla schiavitù del demonio e per distruggere le opere di Satana, non è venuto per altri motivi sulla terra, capito? Noi, questa è la nostra fede cattolica. Allora, passiamo quindi, perché nel combattimento quotidiano contro il maligno partecipiamo alla vittoria pasquale di Cristo. Gesù ha vinto contro il diavolo? Certo che ha vinto. Dove ha vinto e come ha vinto contro il diavolo? Abbiamo dietro l'altare. Lì ha vinto contro il diavolo. Quindi, ubbidendo fino alla morte e alla morte di croce, rimanendo fedeli fino a quel punto a Dio e alla sua volontà. Non è un caso che il Vangelo di oggi, adesso ci entreremo brevemente, come conclude? Col più bel complimento che Gesù ha fatto alla Madonna, anche se non sembra così. Dice: guarda che ci stanno tua madre e i tuoi parenti che ti cercano. Mia madre? E chi è mia madre? Chi fa la volontà di Dio? Capite cosa sta dicendo? Sta dicendo che la Madonna è diventata mia madre. Sapete perché? Perché è l'unica che ha fatto sempre, comunque, dovunque, bene, soltanto la volontà di Dio. Sant'Agostino dice: non è merito per la Madonna essere diventata madre naturale di Gesù, ma è merito le condizioni che ha avuto per diventare tale, perché è l'unica che ha custodito integro nella sua anima il volere dell'Altissimo. È stata immacolata e mai ha dato retta, come Eva, all'esecuzione del diavolo: esci dalla volontà di Dio e fai come ti pare, vedrai che bella vita che ci avrai. Con la Madonna questa menzogna non è passata e se l'ha messo sotto i piedi il diavolo. Quella è l'immagine dell'assunta, ma anche sotto l'assunta la serpe sta sempre sotto i piedi. Alla Madonna le palle il diavolo non gliela fate digerire. Allora, adesso passiamo al Vangelo, però vi dico prima una cosa. Voi lo sapete, ecco perché Gesù chiude in questo modo, dopo vedremo l'episodio brevemente. Sapete qual è il motto del fondatore del satanismo contemporaneo? La settimana scorsa ci abbiamo avuto questi signorini qui, no? Il fondatore del satanismo contemporaneo, vissuto nel XIX secolo, un matto è un complimento, si chiama Aleister Crowley. Il suo motto, sapete qual è? Fai quello che vuoi. Fa quello che ti pare. Potete andare a fare tutte le ricerche su internet, andate a documentarvi, queste cose le ho studiate, per questo che ve le dico, le conosco bene. Non è adora il diavolo, fai le messe nere, fai le cose strane, fai tanti... No, il motto è: fai quello che ti pare. E qual era il motto della Madonna, che è l'antidiavolo? Faccio quello che Dio vuole, non quello che mi pare. Sono due cose completamente, cioè faccio quello che dico io o faccio quello che vuole Dio. Ci sono due modi di vivere. Se io faccio sempre come mi pare, diciamo, ma io al diavolo non ci credo, non esiste. Sai quando il diavolo dice: vai tranquillo, non esisto, bravo, pensa che non esisto, vai tranquillo, basta che fai quello che ti pare, a me non basta e avanza, perché se fai quello che ti pare la tua vita sarà un inferno qui e alla fine della vita vai all'inferno. Perché chi fa quello che gli pare, il principe di chi fa quello che gli pare, di chi non vuole rispondere a nessuno, chi è? Chi è il diavolo? Lucifero. Ha detto: io a te lo obbedisco, faccio come mi pare. Questo è un peccato originale degli angeli ribelli. Ad Adamo, cosa gli ha detto l'Eden? Che ha detto Dio che tu fa tutte le cose meno che una. Ma che se, ma è bella, ma sai che se, ma, te lo dico io, Dio ti ha tolto l'unica cosa bella del mondo, cioè bella forza, tu fa tutto caso, meno che una, e quella proprio devi fare, perché se fai quella diventi come lui. Questo è stato il peccato originale. E Adamo? Ah, vedi, sa? Ci ha creduto. E abbiamo visto che fine che ha fatto. Ci sono due modi di vivere, non ci sono altri modi, eh? O faccio quello che mi pare, o faccio quello che Dio vuole. Sono due possibilità. Il diavolo non ci ha bello, capito? Mentre Gesù c'ha bisogno di chi ci crede, noi dopo l'omelia faremo una professione di fede. Voi secondo voi pensate che il diavolo c'ha bisogno di gente che ci crede? Quelli che ci stavano la settimana scorsa ci credono, eh? Noi poco. Ma secondo voi il diavolo c'ha bisogno di credenti praticanti?
diavolo c'ha bisogno di altri, lo dico io, cioè c'ha bisogno di gente che non ci crede che esiste e che fa finta che lui non ci fosse. Perché se fai così, e quindi tu fai come ti pare tutta la tua esistenza, anche se non lo sai, tu stai facendo esattamente tutto quello che lui vuole e stai camminando in una larga autostrada che ti porta dritto dritto all'inferno. Ha scritto un grande autore negli anni 70, il più grande successo che ha avuto il diavolo nel XX secolo è convincere gli uomini che lui non esiste. Così fa tutto quello che gli pare, indisturbato, senza nessuno che fa. Succedono gli episodi come la settimana scorsa, voi immaginate quanta gente che mi ha contattato, no? Sapete che mi hanno chiesto, io devo rispondere secondo voi? Ma la gente del paese che ha fatto? Si sono arrabbiati. Io ho detto, a quanto mi risulta, una piccola minoranza, la maggioranza. Ma vabbè, lasciali fare a fare la carnevalata, no? Se scrivono 666, qualche crocetta rovesciata, ma che ci fa? Cioè, per carità, capite? Ma questo fa comprendere che non ci si rende conto, capite, di certe situazioni, cioè non se ne ha la minima cognizione di causa, no? Allora, qui vediamo Gesù, tra parentesi, avete visto l'umiltà di Gesù? Il Vangelo comincia che dice che stava predicando, arrivano i suoi parenti e dicono è fuori di sé, cioè è matto, cioè... Cioè dire a Gesù è matto? Poi arrivano gli scribi che erano i teologi e dice è indemoniato, perché è il nome di Belzebullo che scaccia i demoni. Cioè, capite? Quando poi Gesù dice saranno perdonati tutti i peccati, tranne una bestemmia contro lo Spirito Santo, voi vi rendete conto? Cioè, cacciare i demoni, ci sono fin dall'antichità, ci sono alcuni segni di una persona che sicuramente viene da Dio, perché ci sono alcune cose che può fare soltanto Dio. Quali sono le cose che può fare soltanto Dio? Uno, cacciare i demoni. Due, fare un miracolo. Tre, predire con precisione il futuro. E quattro, leggere i cuori. Queste cose Gesù nel Vangelo la parte tutte e quattro. Scacciare il demonio, cioè il demonio ha una potenza, leggete i libri, d'accordo, oppure documentatevi. Il diavolo non si spaventa di qualsiasi altro essere umano, agli uomini si rimette sotto i piedi. Il diavolo scappa soltanto davanti a Dio. Quindi se tu lo scacci da un ossesso, è la prova sicurissima che Dio è con te. Se tu sei talmente cieco, ostinato, questi hanno già deciso che Gesù Cristo era un falso profeta, prima ancora di metterlo alla prova. Capite? E nonostante i segni che Dio gli dava, indurivano talmente tanto il cuore da attribuire i segni di santità come segni di essere demoniato. Questo è peccato contro lo Spirito Santo. Capite? E per non credermi che un'altra piccola parentesi, perché li facciamo pure noi peccati contro lo Spirito Santo, quando stigmatizziamo una persona, guardate quante volte il Papa dice aprite la mente, non siate rigidi, non fermatevi mai, camminatevi, attenzione. Cioè, arriva uno, vogliamo, pensate a quanti nemici c'ha il Papa attuale, oltre agli entusiasti, quindi hanno già deciso e questo non capisce niente. Se mette a fare miracoli, avete visto una volta è passato davanti a un sesso che ha messo le mani sulla testa, cioè qualunque cosa fa sbaglia sempre, perché hanno già deciso che questo non va bene. La stessa cosa succede con i vescovi, io ho qualche esperienza, la stessa cosa succede con i parroci, pregiudizi. Se qualcuno ti ha messo un'etichetta addosso, ti ha detto tu sei così e c'ha questa disposizione di cuore chiuso, trova quello che ti pare, puoi essere un predicatore come Sant'Antonio, puoi fare i miracoli, puoi fare le morti, sempre quello rimane. È una cosa brutta questa qui, perché questa forma mentale è una forma mentale di operare che ostacola l'azione della grazia. Come facciamo noi a essere così sicuri delle nostre idee? Appiccicare queste etichette addosso alle persone, pensare che le persone non possono cambiare mai, o pensare che io non mi sbaglio quando faccio una valutazione. Io non ridisco quando vedo e quando sento certe cose, dico ma io non mi sento tanto umile, dico ma insomma un minimo di buonsenso. Come fai? Come si fa? Capite? Sono cose brutte, sono cose da confessare queste qui. Cioè, quando la nostra mente è chiusa, il nostro cuore è indurito, il nostro Signore non ci può fare niente, ci rimane soltanto la preghiera per la conversione delle persone. È una cosa brutta. Allora Gesù vince e trionfa e conclude. Vogliamo trionfare contro il diavolo? Vabbè, facciamo finta. Vogliamo ignorarlo? Non facciamo un combattimento diretto contro il demonio. Gesù dice, d'accordo, benissimo, c'è un sistema di famiglia. Sai come fai vincere il diavolo? Comincia a imparare quello che Dio vuole e a farlo. Cominciamo da 10 comandamenti,
cominciamo dai doveri del matrimonio, cominciamo dai consigli evangelici, dalle virtù e dalle beatitudini. Cerca di fare sempre quello che Dio vuole e stai tranquillo che il diavolo starà alla larga da te. Sta attento che ogni volta che cominci a pensare la testa di muoia, a fa come te pare, pur dato di mille giustificazioni, il diavolo sta molto vicino. Non è a caso che chiude in questo modo il Vangelo. Chi è che ha vinto il demonio? Chi è che l'ha schiacciato sotto la testa? La Madonna, l'unica della nazione. Perché? Gliel'ha detto Gesù. Chi fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre. Quindi mi raccomando, siamo ben formati su queste cose, non lasciamoci ingannare. Il diavolo esiste ed è forte. È forte con i deboli, ma è debole con i forti. Chi sono i forti? Coloro che si alleano con chi il diavolo l'ha vinto. Chi è che ha vinto il diavolo? Gesù e Maria. E basta. Se stiamo con loro, il diavolo sta lontano da noi. Se stiamo poco o male con loro, saremo nelle sue mani fino alla giornata delle cose a diventare i suoi zimbelli e i suoi burattini, un accordo che si ride alle nostre spalle, perché non siamo consapevoli dei guai in cui andiamo a cacciarci se avventatamente, ecco, ci andiamo ad allontanare da Gesù e a consegnare nelle sue mani. Siamo lodati Gesù e Maria.